Salve, io sono Sergio Santoro, sono un ricercatore del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria e con il professor Erno Curcio ci occupiamo di sviluppare nuovi materiali e nuove tecnologie per risolvere una serie di problemi ambientali. L'uomo nel corso della sua storia ha sempre guardato con mistero il mondo dell'infinitamente grande, sentendosi infinitamente piccolo. Nel corso dei secoli, però, questa prospettiva è mutata. L'uomo ha guardato sempre con maggiore interesse l'infinitamente piccolo, comprendendo che tutto ciò che avviene in natura, quindi nel mondo macroscopico, è governato da interazioni che avvengono tra atomi e molecole su scala nanometrica. L'uomo ha deciso di intervenire su questa scala, introducendo delle tecnologie in grado di modulare queste interazioni, con dei risvolti poi su scala globale. L'implementazione di nanotecnologie in sistemi industrializzati ha consentito di mitigare poi una serie di effetti sul nostro ambiente, come quello dell'effetto serra, l'inquinamento delle acque del suolo o la questione energetica. Quando parliamo di nanomateriali, parliamo di oggetti che hanno la dimensione di qualche nanometro. Prendiamo come riferimento un capello a un diametro di 100 micron. Ad oggi l'uomo è in grado di modulare la materia su una scala che è 10.000 volte più piccola rispetto a quella del diametro di un capello. In realtà l'uomo ha sempre lavorato con nanomateriali, anche se in modo inconsapevole. Un esempio è questa coppa in vetro di epoca romana, ritenuta per secoli magica poiché cambiava il suo calore in funzione dell'esposizione alla luce. Soltanto negli anni 90 è stato scoperto che il vetro che costituisce questa coppa in realtà era stato caricato con delle nanoparticelle di oro. L'oro, quando ha una dimensione nanometrica, ha delle proprietà straordinarie. Infatti noi pensiamo all'oro come un materiale giallo luccicante, ma quando l'oro è in dimensione nanometrica, la sua colorazione cambia in funzione della dimensione della nanoparticella. Questo ci insegna una cosa, che le leggi che noi osserviamo nel mondo macroscopico non valgono più quando parliamo dell'infinitamente piccolo. E questo vale anche per le proprietà termiche. Se noi pensiamo a un metallo esposto alla radiazione solare, il metallo si scalda moltissimo. Questo fenomeno è amplificato quando il materiale ha delle dimensioni nanometriche. Questa conversione luce-calore è stata studiata per molti anni per produrre delle tecnologie antitumorali, quindi iniettare i nanomateriali in tessuti tumorali. I nanomateriali interagiscono in modo selettivo con questo tessuto e lo bruciano una volta esposti alla luce infrarossa. La stessa tecnologia è stata utilizzata nei nostri laboratori per produrre acqua potabile dall'acqua di mare. Abbiamo utilizzato delle membrane idrofobiche e l'idrofobicità della membrana impediva all'acqua salata di attraversare la membrana stessa. Sulla membrana, però, noi abbiamo immobilizzato delle nanoparticelle di oro o di argento. Queste nanoparticelle, quando venivano esposte alla luce solare, convertivano enormi quantità di questa luce in calore. E questo calore veniva utilizzato per far evaporare l'acqua, e il vapore acqua però può passare attraverso la membrana porosa idrofobica, e quindi noi riuscivamo in questo modo a dissalare grandi quantità di acque. Quindi questo rappresenta un esempio di come uno sviluppo di nanomateriali può avere più applicazioni e soprattutto i nanomateriali possono avere un ruolo chiave per lo sviluppo di un mondo sostenibile. Vi lascio con le parole del più grande scienziato della storia e auguro a tutti voi una buona notte dei ricercatori.